una morte silenziosa, i cristiani che perdono la vita a causa della fede spesso non fanno notizia, eppure, secondo un recente rapporto dell'Associazione Cristiana Porte Aperte Francia, si registra un aumento dei casi nel 2013. Non sono solo violenze fisiche, ma anche divieti e discriminazioni per motivi religiosi. Papa Francesco a Santo Stefano lo aveva sottolineato con forza. I cristiani oggi, più che nei primi tempi della Chiesa, soffrono ingiustamente anche in paesi dove per Costituzione la libertà religiosa è garantita. In Europa, nel nome del laicismo, si incontrano limitazioni. In Gran Bretagna sono stati banditi gli auguri di Natale. In Norvegia una giornalista è stata ripresa perché indossava una piccola croce. Garantire la libertà religiosa, assicura Massimo Ilardo, direttore di aiuto alla Chiesa che soffre Italia, non vuol dire tutelarla. Una delle preoccupazioni importanti che aiuta la Chiesa che soffre, sostiene, è il sud del Sudan. Il Sudan è caratterizzato da una situazione preoccupante. Ebbene, in questo contesto sono accaduti degli atti di violenza molto forti nei confronti dei cristiani. Nel sud di Kordofan, bene, anche lì la Costituzione, la nuova, quella provvisoria, garantisce la libertà religiosa, ma in tutti gli effetti questo non accade. Un altro paese dove è promulgata la libertà religiosa attraverso diciamo la Costituzione nell'agosto del 2010 è il Kenya, ma come voi potete immaginare anche in questo paese condizioni di sicurezza o di controllo non la garantiscono. Il Pakistan, per la discussa legge sulla blasfemia, resta uno dei paesi più pericolosi per i cristiani. Non va meglio in Cina, dove si registrano arresti e dove si procede alla rieducazione nei campi di lavoro. In Asia è preoccupante anche la situazione in Corea del Nord. Si dice, almeno questo sono informazioni da profughi fuggiti da questo paese, che vi siano circa 500.000 cristiani, dove il 25% di queste persone sono rinchiuse in carceri e sono pressati da condizionamenti, soprattutto torture e situazioni penose. E infine la paura dei gruppi fondamentalisti che seminano morte prendendo a pretesto la religione. Accade in Nigeria, ma anche nei paesi della primavera araba. E poi c'è lo scenario siriano. Un dolore profondo e soprattutto pensate, ecco, anche ad altre famiglie come l'Iraq, no? Queste famiglie cristiane che vivono da 10 anni nella tensione tra sciiti e sunniti sono stati decimati. Tenete presente che nell'arco di questi anni noi abbiamo sostenuto la Chiesa irachena con circa 1.250.000 euro. Nel periodo molto più breve abbiamo superato i 2 milioni di euro, per darvi l'idea di quanto questo problema sia preoccupante. Quindi preghiamo insieme perché la situazione siriana venga conclusa al più presto con un segno forte, un segno di pace.